Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte. Mi presento per chi non mi conosce, sono Roberto Martorelli del Museo Civico del Risorgimento che si occupa principalmente del progetto di valorizzazione della Certosa e anche del sito Storia e Memoria di Bologna. L'incontro di quest'oggi, visto che è sempre Martorelli che parla, verterà ovviamente su temi artistici che girano intorno al nostro cimitero monumentale di Bologna. In particolare, oggi vorrei parlare con voi di uno scultore che ha lasciato il segno nel volto ottocentesco del nostro cimitero monumentale. Uno scultore che ha vissuto molto, 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 molto a lungo, per sua fortuna, e un artista che ha prodotto tanto, tanto, tanto e che ha, come dire, sfornato, possiamo dirlo tranquillamente, sfornato generazioni di artisti della città di Bologna. Questo artista si chiamava Enrico Barberi. Barberi nasce nel 1850, quindi siamo nella metà dell'Ottocento. È un momento peraltro in cui l'arte bolognese, ma insomma più o meno l'arte tutta, vive un momento un po' di stagnazione, anche perché sono gli anni del Risorgimento e c'era ben altro da pensare che a sfornare dei nuovi artisti. Fatto sta che però il nostro Enrico Barberi si forma all'Accademia di Bologna e già fin da giovane si dimostra come uno dei più promettenti scultori della città. Promessa assolutamente mantenuta. Per chi ha fatto qualche visita nel nostro cimitero monumentale lo conosce benissimo, ma giusto per farci capire chi sia, questo è il catalogo di una mostra fatta ormai tanti anni fa. Il catalogo non ormai è andato esaurito, ma i contenuti li trovate tutti sul sito Storia e Memoria di Bologna. Quindi basta che scrivete Venturi Marmisti Certosa, anche su Google trovate subito i contenuti di questo catalogo. Perché ve lo faccio vedere? Perché Enrico Barberi è stato uno dei tanti artisti che ha collaborato con questa azienda di Bologna, che come potete leggere, sicuramente voi leggerete alla rovescia, aveva sede a Bologna, ma aveva anche poi l'officina di Pietrasanta e la filiale a Caracas. Vi faccio vedere qui perché ho una bella foto grande. Enrico Barberi è l'autore di questo monumento qui, che anche se non siete stati in Certosa vi sarà capitato di vederlo. È il monumento dedicato al notaio Raffaele Bisteghi e che lo scultore completa nel 1891. È un monumento eseguito a grandezza naturale, per intenderci, un monumento che richiederà più di 10 anni per essere compiuto. Lo capite da soli perché ci vuole così tanto tempo, perché è estremamente complesso, è tutto di marmo e sicuramente gli strumenti a disposizione alla fine dell'Ottocento non sono quelli di oggi, men che meno i laser o le frese che vanno al computer, tutto a forza di mani e di braccia. Un suo carissimo amico di Enrico Barberi, che era l'altrettanto famoso artista, pittore Luigi Serra, in alcune lettere private nella madre definirà il suo carissimo amico che lo ha aiutato tutta la vita un povero riminchionito. Poveretto, povero Barberi. Perché? Perché lo definiva troppo lento, cioè ci impiega troppo a fare le opere e non si decide mai su come farle. In realtà non è così, era tutto meno che un povero riminchionito, è che era impegnatissimo su tanti fronti. Quindi il nostro Enrico Barberi non era solo, diciamo così, un artista che produceva, ma fu anche un docente, e insegnante. E non in una sola scuola, perché insegnerà all'Accademia di Belle Arti, insegnerà al Collegio Artistico Venturoli e insegnerà anche all'Istituto Statale d'Arte. Questo lo farà per decenni, quindi sostanzialmente forma nell'Istituto Statale d'Arte quelli che diventeranno gli artigiani, gli artisti, e quindi lui è quello che segue quelli che fanno, non so, intaglio del legno,
o scultura e che si dedicheranno alle stuccature, al liceo artistico forma i primi passi degli artisti che poi lui si ritroverà anche all'Accademia di Belle Arti e contemporaneamente è anche al Collegio Artistico Venturoli, un istituto che esiste ancora oggi e che si trova a due passi dalla Accademia di Bologna. Ho la fortuna di farvi vedere alcune cose appartenute ad Enrico Barberi. Le ho fortunatamente acquistati prima della tragedia del coronavirus e non ho fatto in tempo a donarli al Museo del Risorgimento e quindi sono ancora qui da me che attendono di essere poi digitalizzati e resi disponibili sul sito Storia e Memoria di Bologna. Cosa ho la fortuna di avere trovato? Questi librettini sono i classici quadernetti da scuola. Ne faccio vedere uno, vedete proprio quaderno. Lui però ci ha aggiunto in alto l'anno 1922 e sotto invece di mettere classe quinta B delle elementari, questi sono quadernetti da scuola elementare, scuole medie, vedete ha scritto Collegio Venturoli, presente degli alunni dal mese di giugno 1922. Sono i libretti privati, non sono quelli appartenuti al Collegio Venturoli, dove lui per ogni libretto segna tutto quello che faceva all'interno del collegio artistico di via 100 e 300. In questo collegio si accedeva tramite un concorso, i ragazzi che vi accedevano dovevano essere ragazzi che dimostravano chiare capacità artistiche ma in gravi condizioni economiche, quindi non si potevano permettere gli studi dell'Accademia di Belle Arti. Chi passava, il fortunato, avrebbe avuto garantito vitto e alloggio e insegnamento gratuito al Collegio Venturoli e l'accesso all'Accademia di Belle Arti. Ho qui la fortuna di avere in uno dei quadernetti di Barberi anche il logo del Collegio Venturoli, che è identico a quello di oggi, nato su volontà dell'architetto Angelo Venturoli quando morì negli anni 20 dell'Ottocento. Cosa c'è in questi libretti? C'è tutto. Esattamente tutto quello che lui faceva giorno per giorno a scuola. Quindi qui vediamo per esempio il primo mese del 1922, e vedete che ci sono l'elenco degli allievi, e vedete che sono pochi, il collegio non si poteva permettere di certo di mantenere vitto, alloggio e insegnamento per anni una quantità di artisti, e quindi sono relativamente pochi, e poi ci sono i giorni, gli orari e sotto anche gli appunti suoi su quello che si faceva in quel periodo. C'è tutto, ci sono i conti suoi, quando lui riceveva i pagamenti dal Collegio Venturoli, i conti se c'era bisogno di un falegname per fare qualche cosa, ci sono le lettere dei rapporti tra lui e i colleghi del Collegio Artistico, e ci sono tante annotazioni private che non si trovano ovviamente nei documenti, quelli ovviamente ufficiali, che si trovano al collegio. E quindi per esempio vi faccio vedere un'annotazione che si trova in questa pagina e che è relativa al maggio 1923. Cosa scrive qua in basso il nostro buon Barberi? Scrive: nelle quattro lezioni di maggio noto buona voglia, ma un'enorme difficoltà a leggere la forma nelle cose copiate. Ci sarebbe da scrivere un libro sulle osservazioni fatti su di ognuno di loro, ma per vero dire, il giorno 12 ho lasciato la scuola contento. Incomincia a diradarsi la nebbia. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui ovviamente al collegio insegna scultura, questi ragazzi sono appena entrati all'interno del collegio e lui insegna la copia, a formare della scultura, dei bassorilievi, copiandone degli originali. E quindi si ritrova davanti alle domande, evidentemente molto curiose, dei suoi allievi, e però ne esce contento. Cioè lui è contento di quello che fa, è contento di insegnare. Abbiamo anche altri appunti. Questo per esempio è il suo quadernetto, lo vedete, dell'anno 1925. Cosa mi sono segnato qui? Mi sono segnato questa
annotazione in questa pagina, qui vedete dei conti, delle sue paghe, e qui invece una sua annotazione che adesso vi vado a leggere del 23. Il 13 aprile gli alunni del Venturolo incominciarono a modellare, come risulta dalla nota nel libro delle mie annotazioni, e il 14 luglio 23 si nota: in queste 27 lezioni, che altro non sono state dal 13 aprile, che posso essere contento, non solo, ma ho speranza di poter raccogliere frutti anche migliori. Le prime prove fotografiche ne fanno fede e si ricordi che la mano dell'insegnante non ha mai toccato le crete degli alunni. Ciò per la verità. Cosa vuol dire? Come al solito, lui è molto contento di quello che sta facendo, dei risultati che raggiunge, ma vi dice anche che le prove venivano fotografate. Cioè siamo nel 23, perché poi la creta veniva distrutta, non veniva cotta molte volte, quindi prima di distruggere il pezzo veniva fotografato. E poi soprattutto la notazione che lui ci tiene a dire, che lui quelle cose lì non le ha toccate, cioè sono i ragazzi che le hanno fatte da solo, lui le ha solo seguiti e spronati. Altra lettera, e qui siamo nel 1921, abbiamo la fortuna che Barberi scriveva anche diligentemente, scriveva benissimo e quindi sempre precisino, e vi ricordo che nel 21 lui aveva ormai più di 70 anni, eppure ancora insegna al Collegio Venturoli, in Accademia e all'Istituto Statale d'Arte. Cosa scrive? Il giorno 5 marzo 1921 sospendo ai giovani del Collegio l'esercizio in disegno della copia dal gesso delle figure tolte dal Tempio Malatestiano di Rimini, perché mi pareva di affaticarli inutilmente, cioè senza ricavarne quel costrutto che deve essere promessa a cose migliori. Ho sostituito uno studio di nudo del Romagnoli tolto dal modello di Alfredo Prati, scultura a tutto tondo. Nell'esercizio che ho sospeso mi sono sovveduto che troppo avevo fatto a fidanza con le forze anche dei più volenterosi e capaci. Il desiderio di vederli un po' le prese col movimento mi aveva, per dir vero, spinto a queste prove alla quale non rinuncio, ma è che in scala meno difficile ci proverò. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui, non so se li conoscete, i rilievi del Tempio Malatestiano di Rimini, ma sono di una raffinatezza estrema, sono bassissimo rilievo, si chiama, quando il rilievo è bassissimo si dice stiacciato, e quindi sono complicati per un giovane ragazzo alle prime armi da eseguire. Quindi lui si è reso conto che aveva chiesto troppo ai propri ragazzi, e ci fa anche capire che cosa dice: vabbè, non posso fargli copiare una cosa così difficile, prendo un'opera di un allievo che ha già finito gli studi, ma che si trova al collegio, e cioè uno studio di nudo dal vero in tutto tondo, e ci dice che era dello scultore Giuseppe Romagnoli, e ci dà anche il nome di chi era questo, da chi era stato preso il modello. Cioè Romagnoli, per fare questa statua, aveva avuto davanti un modello vero, in carne e ossa, che si chiamava Alfredo Prati. Questo perché vi ho fatto vedere queste cose? Un po' perché ce le avevo, quindi è inutile vedere sempre il mio faccione, ma anche perché farvi capire l'importanza di questi reperti. Abbiamo la fortuna che Barberi conservava tutto, doveva avere un archivio magnifico, quindi se andate dopo vi mando i link del sito Storia e Memoria di Bologna, abbiamo trovato le cartelle di tutti i lavori, e cioè per ogni lavoro faceva una cartella con, dalla prima lettera del committente, tutto fino a che non veniva completata l'opera. Questa è la fortuna che abbiamo avuto, la sfortuna è che questo fondo è finito sul mercato antiquario, quindi esce ogni tanto qui e là qualche cartella, qualche fascicolo suo, oppure come questi libretti di conti e annotazioni del Collegio Venturoli, e quindi li dobbiamo inseguire e sperare che un po' alla volta finiscano quanti più possibili nel nostro archivio del Museo del Risorgimento. Ce ne sono già
tanti di documenti, ma vista la mole di lavoro che ha fatto, sappiamo che c'è ancora moltissimo da rintracciare. Bene, il mio intervento di oggi è terminato. Vi ricordo che non sono terminate le dirette, anzi se andate sul nostro sito del museo, nel calendario, vedrete che c'è già un'altra settimana di appuntamenti già tutti indicati, ma domani, sempre alle ore 15, ci troviamo tutti sulla pagina Facebook dell'Associazione 800, perché abbiamo la nostra carissima Alessia Branchi, che di nuovo, finalmente, ci parlerà ovviamente del mondo, di tutto quello che ruota intorno al mondo della musica ottocentesca. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione, vi ricordo che adesso io metto i link nei commenti del video e se qualcuno ha da chiedermi qualche curiosità sarò felice di rispondere. Grazie mille e alla prossima. Ciao a tutti e a tutte.